Mamma mia, ragazzi, quanto ci sto male. Quanto ci sto male vedere al 95esimo quei ragazzini là che ci hanno fatto sognare in lacrime, tutti buttati per terra in lacrime. È una pugnalata al cuore, una pugnalata al cuore. L'Ajax, secondo me, meritava comunque la finale per quello che si è visto questa sera. Oggi abbiamo visto un'altra serata di calcio, raga. Ma che ve lo dica fa? Ma che due partite sono state queste? Sono state due partite spettacolari, incredibili, incredibili. Poi 2-0 l'Ajax avanti, pensi sia finita, ma il Tottenham ci avrà un bucio di culo che non finisce mai, perché da quando l'ha presa Vesino, e noi ne sappiamo qualcosa, questi sono riscattati con gli interessi a fior di vittorie e risultati acquisiti al 90esimo. Già nel girone, ricordate come si sono qualificati questi, che ha segnato Lucas stesso al 90esimo, se non erro, contro il Barça. Contro il PSV ha segnato Kane al 93esimo. Contro il City, stasera, cioè, non ho parole, ragazzi, che cos'è il calcio. Per carità, il Tottenham oggi ha dimostrato di essere una squadra con i controcazzi, perché una mentalità paurosa, una squadra che non muore mai. Oggi è stato grande Pochettino, per me ha cambiato la partita, ha messo avanti il peso offensivo e l'Ajax ha fatto vedere i suoi limiti. Perché, pur essendo una squadra spettacolare che mi ha fatto veramente impazzire, l'Ajax per me strameritava la finale proprio per questo. Chi ama questo sport è impazzito grazie all'Ajax. Io sono impazzito. Io vedere questi 11 ragazzini giocare a calcio, mi sono rifatto gli occhi. Mi sono rifatto gli occhi perché vedere De Jong giocare a calcio, De Ligt, oggi ha segnato di nuovo. Resti senza parole, giocatori di 18-19 anni giocare con una sicurezza, una leadership, delle capacità tecniche così e vedere poi che alla finale ci va il Tottenham in questo modo barbaro, Madonna, una pugnalata al cuore, ragazzi, avrebbe fatto meno male. Io non oso immaginare i tifosi dell'Ajax, mi sento morto io dentro, immaginarsi loro e immaginarsi quei ragazzi. Io comunque un grande applauso glielo faccio comunque. Perché se lo strameritano, se lo strameritano perché avranno un futuro radioso. Giocatori Ziyech, Van de Beek, De Jong che andrà al Barça, De Ligt che andrà sicuramente in un'altra grandissima squadra perché un difensore come lui ha tenuto praticamente la difesa in mano dell'Ajax da solo. Anche se poi va a vedere l'Ajax prende 3 gol. E questo è il guaio perché loro sono così, non sanno gestire la partita, ragazzi. L'Ajax è una squadra che sa attaccare, sa proporre calcio, poi quando arriva il momento di difendersi, ed è arrivato il momento di difendersi per forza, perché Pochettino furbescamente ha capito, adesso la butto sul fisico, metto Llorente, metto quelli alti davanti, si è creato scompiglio, un po' di paura, il palo poi, il palo di Ziyech, Madonna ragazzi, che cos'è il calcio? Oggi proprio l'emblema del calcio nella sua bellezza e nel suo essere crudele. Mamma mia, che sport, raga. Uno spettacolo, mi piange il cuore. Avrei voluto a tutti i costi la finale Liverpool-Ajax, avrei tifato probabilmente Liverpool ugualmente. Però sarei stato combattuto. Adesso tifo Liverpool tutta la vita perché il Tottenham mi sta sui maroni, onestamente. E per me non ha fatto, cioè, per carità, oh, ha rimontato tante partite, tutto quello che vuoi, però no, non vedo una Champions così spettacolare del Tottenham. È stata una Champions molto emotiva la loro. Ci hanno vinto tante partite all'ultimo minuto, all'ultimo secondo. Ci hanno un grandissimo allenatore, secondo me. C'hanno anche ottimi giocatori perché Eriksen è fortissimo. Mancava Kane, togli Kane al Tottenham, gli togli tantissimo. Lucas si è trasformato in un fenomeno, ragazzi, perché Lucas aveva un solo limite: Lucas Moura. Il limite di Lucas è che non sapeva mai segnare. Da quest'anno si è scatenato Lucas Moura. Dribbling. Può giocare punta esterno e ma fa tanti gol. Oggi 3 gol, ragazzi, 3 gol in una semifinale di Champions per un giocatore che non ha mai fatto la punta. È pazzesco. Un giocatore, andate a vedere i numeri di Lucas, non ha mai avuto numeri altisonanti nella sua carriera. Oggi proprio destino, il destino ha voluto che doveva andare così. Il recupero 5 minuti, parliamo. Questa è un'altra cosa che mi fa rosicare come un caso. Io, ragazzi, oggi mi sento tifoso dell'Ajax. Io oggi sto malissimo, ve lo giuro, sto veramente male. Mi piange il cuore vedere quegli 11 ragazzi buttati per terra con le lacrime agli occhi. È stata una pugnalata. Vedere quel pallone di
di Lucas a fil di palo che si insacca in porta. Ha fatto malissimo. Palo di Ziyech dall'altra parte a fil di palo entra di Lucas Moura. Comunque il Tottenham in questa partita non ha rubato nulla. Ci stava secondo me più il pareggio. Il primo tempo meglio l'Ajax, anche se il Tottenham è stato pericoloso. È stato pericoloso diverse volte. L'Ajax ha giocato meglio il primo tempo, 2-0 avanti, spettacolo puro, come sempre. Van de Beek, Madonna che giocatore, raga. Mandatelo a prendere di corsa. Le italiane andassero a prendere di corsa questi giocatori. Magari vederlo all'Inter, un giocatore come Van de Beek, magari, magari a centrocampo. Ma Ziyech, parliamone. Quel mancino fa quello che gli pare e piace, però alla fine era stanco, purtroppo Tadic ha perso quel pallone lì e da lì scatta il gol del Tottenham. Ragazzi, il calcio è beffardo, è stupendo, cioè dopo queste due partite io sono ancora più innamorato di questo sport, però dico cazzo quanto sei crudele, madò quanto sei crudele, sei bello e spietato, calcio spietato ragazzi, madonna. Sto malissimo, la finale forza Liverpool. Forza Liverpool, io tifo per Jürgen Klopp tutta la vita perché ieri Klopp, io sono un estimatore da sempre di Klopp. Quello che ha fatto ieri il Liverpool è stato qualcosa di straordinario. Straordinario, ragazzi. Madonna mia, che partita. In caso di finale Liverpool-Ajax sarei stato molto combattuto. Adesso vado a favore del Liverpool ad occhi chiusi. Amici, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video. A me mi piange il cuore, onestamente. Sono molto triste, dispiaciuto per questi ragazzi perché non avranno un'altra occasione all'Ajax. Sicuramente adesso la squadra verrà smantellata, c'è chi andrà al Barça, c'è chi andrà di qua, di là. Quindi vedere l'Ajax poi in finale, comunque una squadra storica come l'Ajax, sarebbe stato bello. Ajax-Liverpool, due squadre storiche che hanno tante Champions, quindi soprattutto l'Ajax lo meritava per il calcio che ha espresso, che è stato di gran lunga il più bello proprio dal punto di vista estetico, bellissimo. Vedere questi ragazzini giocare a calcio è stato veramente stupendo, stupendo. Complimenti all'Ajax, anche se in questa serata non se ne faranno nulla, anzi, complimenti all'allenatore dell'Ajax, complimenti a giocatori per me straordinari. Lo stesso Onana, il portiere, è stato sfortunato lì in occasione del secondo gol di Lucas, aveva fatto un miracolo su Llorente, pazzesco. Van de Beek, come ho già detto, De Ligt, De Jong, tanti giocatori fortissimi. Oggi si è sentito la mancanza di Neres, che è un altro giocatore che a me piace tantissimo. E vi avevo già detto tanto tempo fa, ragazzi, tantissimo tempo fa. Non so se ricordate quando facevo dei consigli per gli acquisti dell'Inter, ad esempio, un esterno da prendere Neres, perché se vuoi giocare con gli esterni, devi avere gente così come Ziyech, Lucas Moura, anche se oggi ha giocato quasi da punta, anzi da punta si può dire, però svariava molto. Lui è un esterno, si allarga sempre, cioè. Rendete conto, giocare con degli esterni come loro e giocare con degli esterni un po' come i nostri, ad esempio, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Comunque, amici, parola a voi, io vado a piangere lì nel mio angolo. Fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video. Adesso forza Liverpool, dai, portiamo a casa questa Champions. Fatemi sapere tutto quello che vi pare sull'Ajax, Tottenham, risultato giusto, per me non è giusto, però il Tottenham comunque ha fatto un'ottima partita, c'è da dirlo, però mi sta sui maroni, non ci posso fare niente, ragazzi, io volevo l'Ajax in finale. Un saluto a tutti, amici, sempre, sempre, amala e viva il calcio, uno sport straordinario, oggi bello e spietato, purtroppo. Onore all'Ajax, complimenti al Tottenham, anche se in finale vi gufferò di brutto. Ciao ragazzi!